Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace. Oggi proseguiamo la nostra avventura con il 70° gameplay di Mad Max. Dunque, siamo agli sgoccioli, presuppongo, e ci dobbiamo recare a liberare la ragazza che è la figlia di Hope, se non mi sbaglio. Quindi rechiamoci direttamente in zona, magari con un viaggio rapido. You for saying safe, but we should really not risk the opus now that Ok. it's complete. We should focus on finishing the final touches. The angel Modificato un po' la macchina, l'ho alleggerita, ho only a few tweaks now. montato lì appunto il vuoto con l'ultima preparazione, però più di questo sinceramente la macchina Where will non I, va. the faithful tail bucket, go? Where do I fit? Vediamo un po' cosa ci si prospetta come ultimo stage del gioco. Per il resto abbiamo completato tutto al 100%, tutte le altre missioni, tutte le altre zone, come potete vedere. Ci mancano giusto due cosine. Dunque, vabbè, l'ultima biografia ci manca, che dovrebbe essere la ragazza. Vabbè, le fazioni, questi qui sono gli ultimi personaggi che ci manca di fare la loro conoscenza, quindi uno qua, uno qua, un porco spini, e il resto qua tutto al 100%, Max è tutto completo al 100%, il garage abbiamo tutto al 100%, i collezionabili al 100%, i veicoli ci manca solo uno dei porcospini, l'uncinatore e questo qui che presuppongo che ce lo regala o facendo qualche gara della morte oppure con questa missione che andremo a fare. And the girl, the sooner we lay off. You keep your eyes peeled. Saint! It's not a good place. Saint. The old man. As she said, the child's keeper. Was its keeper? This is honorable work, yes, but to do good, it's best to be alive! No, every second here we risk everything! We're close to the Underdune. She's down there. That's what I'm saying! This is Buzzard Land! Finally, you see, we gotta burn! Light it up! Ok. Quindi quello lì era il custode della bambina. Dobbiamo invece di seguire le impronte che ci dà la missione là. Ok, ci siamo. And almost found our graves to tempt fate like this thing. And to abandon gospel for luck. It is to beg for slaughter. Praise be. The king is locked up. There's no way for us inside. We run through it. Oh no. Allora, impossibile addio. Vediamo di sfondarlo. In this catacomb. Nothing to do but roam around until by chance they spew We're us here out. For the child. But why? Why? The buzzards use children to dig around for loot. They're called diglings. Where'd I keep that? Oh, deep in the gloom of Hello. Their horrible tunnels, I'd wager.
Comunque, raggiungi gli scavi. Vediamo sempre se c'è in giro qualcosa da raccattare, anche se è l'ultima missione, è giusto completarlo. Una o l'altra. Sì, è indifferente. Sa che dobbiamo abbandonare il nostro veicolo. Perché lì in mezzo naturalmente non ci passiamo. Allora. Qui ci dà una cisterna d'acqua, ma noi siamo già al massimo sia di energia che di acqua nella nostra ampolla. E proseguiamo, vediamo un po'. Lara. Qua ci dà una scala, se no ci saremmo spaccati le caviglie a scendere. Giù di là. Dunque, qua c'è un'altra scala che ci porta giù, e la missione infatti c'era da giù. Vediamo qui se c'è qualcosa da raccattare. Rottami, dobbiamo raccattare 12 rottami. Vediamo un po' se siamo così fortunati a trovarle tutti. Allora, qui mi sembra che non ce ne siano altri. Ma sono ben visti, sì. Ok, proseguiamo. Qua non c'è nient'altro da prendere. No. Meno male che non siamo andati avanti, perché sennò... Ma qua ci sono solo rottami, ma non ci sono insegne da raccattare. Are you dead? I'm fine. Stay with the car. Ecco, e anche il nostro amico ci ha abbandonato. Allora. Dunque. Andiamo bene in giro. I rottami non ne vedo. No. Eccolo là, uno. Due. Proiettili. Si fanno sempre bene. Poi dunque, lì ho visto una, no, non era una scala, era una scaffalatura. Quindi dobbiamo scendere o entrare in questa porticina qua. Ok. Ci dà o la salita o la discesa.
Cosa missione ce l'ho dato di sopra e noi vediamo di sotto. E infatti c'è un rottame da raccattare, vediamo qua sotto scala. Non c'è nient'altro, perfetto. Risaliamo. Ci saranno di sicuro. Dei nemici. Accendiamo la luce. Andiamo in giro. Allora, la lettera ad essere la bambina, se non sbaglio. Ma prima controlliamo se troviamo gli ultimi rottami. Allora, tieni premuto E, indaga. Infatti è proprio lei. Hey, hey, hey. You know, yeah, there's another one. Down here. With that name, Glory. No! This one! Down there! Must keep looking for the child. Quindi non era lei. Proseguiamo. Allora, ci sono tre punti, quindi ci saranno tre bambine, presuppongo. Di sicuro noi ragazzi, con la fortuna che abbiamo, andremo a beccare proprio l'ultima bambina. Allora, qua c'è un deposito per l'acqua che ci potrebbe servire magari dopo. Munizioni. Qua c'è una stradina che va giù. Andiamo sempre intorno a trovare quel po' di rottamaglia. Eccola là. Mancano 4. Non era neanche questa. Better keep walking. Gotta be one of these. L'acqua non ci occorre ancora perché siamo ancora pieni.
di energia. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Quindi sa che di qua è un vicolo cieco. Andiamo avanti con la seconda bambina. Qua non si può salire. Direi di no. Da raccattare non vedo niente di interessante, quindi proseguiamo, andiamo giù. Due rottami ci mancano, vediamo se questa è la bambina, ho i miei dubbi. Have to find that child. E infatti non era neanche lei. Allora, vediamo di raccattare l'arma, la bambina questa se ne vuole star lì, stai lì. Allora, seguiamo il puntino. Vediamo un po' se c'è la catrottamme in giro, cioè mancano solo due. Cancello massiccio. Di qua non c'è nulla. Qui è già lì per terra. E rimane lì. Qua c'è un passaggio. E quindi, visto che non viene tirandogli il collare, andremo di qua. Gli ultimi due rottami io non li vedo. Leave me alone, Buzzard! Your mama's name is Hope. She's got red hair. She calls you Glory. Mom alive? She is. She's waiting for you. Come on.
Okay. Through here. Portiamo fuori la bambina. Naturalmente non riusciamo a correre, questa è la velocità massima. You know how to get out of here? No way out. There must be. Due rottami saranno da qualche altra parte. Mi sembrava strano che era troppo semplice. Questo qui mi ha già rotto le scatole, perché se mi sentite non riesco a vedere bene come sono i combattimenti. Ok. Ok. Adesso tocchiamoci del cattivone. Dai, dai, siamo agli sgoccioli, su. Eccole, così impari a romperci i cocomeri. Ok, un attimo che andiamo a prendere la bambina, però prima volevo vedere se c'erano gli ultimi due rottami da raccogliere. Qua ci dà il loro veicolo da prendere, come presuppongo, eh. Dovremmo usare il loro veicolo. Allora, lascio giù quell'arma lì. Come on, that's our ride.
Yes. Questi rottami qua, gli ultimi due non li vedo, ragazzi. Ah, imboscate di sicuro da qualche parte. Magari di là. Questa è la stessa strada che abbiamo fatto. The old man will stop. E your papa? He was an old man. And he was friend to me. No daddy. Why is your mama stay behind? Qua è la stessa strada che abbiamo fatto in precedenza. Using the fan. Con l'altra missione. Smart. But why the other two? Mama had a scratchy man. Same place with you. You did good. Oh, mi sa che è chiusa la strada. È quello che mi ricordo. Cioè, è chiusa oppure vai in un punto che non ci interessa. L'hanno già perlustrato precedentemente. Arriviamo o all'altra uscita oppure è la strada a fondo chiuso. Sì, è strada a fondo chiuso. Poi avevamo fatto la trasmissione delle lucine del libratore. Vabbè, i due rottami poi salteranno fuori, illustrando magari meglio questa zona qua. Procediamo. Andiamo all'uscita. Uscita dell'altra missione, uguale per CCD. Si salta giù. Ok. Oh, bene. Allora, fissiamo il punto di qua, quindi conviene che seguiamo proprio il percorso che dovrebbe essere più
più vicini. Sei più rapido come percorso. Vediamo un po', magari se riusciamo anche a seminarli non sarebbe una brutta cosa. That's Justin. That's where Mama's at. Yes, Tom? Yes, Tom's safe? No. Okay, ci ha rinunciato a seguirci. That's just the way it is. Perfetto. Cecchino. Are you going to stay with me and Mama? No. Why? You can be three. You can be father. No. I travel alone. Perfetto. You've been helping. Mama! I found you. Missione storia completata, in cerca di Gloria. Gloria è stata riportata da sua madre, il mio contratto si è concluso, ora non c'è niente che mi trattenga dall'abbandonare questo stramaledetto posto. Il nostro meccanico è sparito con la nostra macchina. Gone. Where is he? Where's the car? Hey! Hey, still. My fingers ain't dirty, you're working. Where's the hunchback? Where is he? Where is the car? I don't know. I heard he said he was taken to where he was born. He said he cared about it. He raged about that wagon like he was raging about some fine dame. The ship. You let him go. No. You let this happen. It's no affair of mine. It is now. I need your fastest machine. It's yours. Take what you need. Your machine is gone. You were betrayed. So what? Stay with us. Make a life. When are you gonna have another chance? Our contract is done. Hey. I
It's a present. For you. Together we can build more than a life raft. Vabbè. Should have trusted the hunchback. Too close now. È un po' uno stronzetto, Max. Comunque, io sarei rimasto con la tipa. Dunque, dobbiamo trovare la nostra macchina. E quindi vediamo un po'. Vabbè, biografia abbiamo 100%, infatti abbiamo trovato la tipa. Anche questi qui li... stacca lì le lucertole, perché andiamo al 100%, mancano questi due qua. Allora, vediamo un po' sulla mappa se ci appare qualcosa oltre a un informatore. Ti dà questo puntino qua che è dove tutto ebbe inizio, ma questo lo vedremo nel prossima puntata. Ok amici, io direi che la nostra 70esima puntata con il gioco Mad Max finisce qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo, in tal caso iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate e condividete sui vostri social media. Ci vediamo con il prossimo gameplay, un saluto a tutti da GressGamer78.